cardine della dieta mediterranea, la pasta nel Cibus, che rappresenta l'Italia, una delle migliori e delle più grandi aziende che dall'Abruzzo rappresenta il mondo, la De Cecco. De Cecco è un'azienda con una vocazione internazionale da sempre, dai primi vagiti. L'azienda è stata fondata nel 1886, ma 7 anni più tardi a Chicago nell'esposizione universale prese una medaglia d'oro e un diploma al merito, e questo evento, questo grande evento, aprì la strada, o meglio l'oceano, alle prime esportazioni, e parliamo delle esportazioni di fine 800. Da allora l'azienda non si è mai fermata. Quando parliamo dell'estero dobbiamo pensare a un mercato molto fluido che segue di pari passo anche gli eventi politici, quindi ci sono ad esempio mercati che si aprono adesso dopo anni e anni di frontiere chiuse, oppure mercati che prima erano più ricettivi ma adesso magari hanno degli eventi bellici che sono un forte deterrente, però comunque dovunque si può noi ci siamo. Abruzzese nell'animo, nel cuore, nel DNA, ma siamo riusciti a coniugare, questa è una cosa molto molto bella, la vocazione internazionale con le radici abruzzesi. Bisogna sempre ricordare una cosa, che per una scelta dei De Cecco, una scelta ben precisa, tutta la pasta De Cecco che gira per il mondo è prodotta in Abruzzo, per la precisione negli stabilimenti di Fara San Martino e di Caldari di Ortona. Certo, in tutti questi anni ci sarebbero state, ci sono state tantissime occasioni per delocalizzare, ma non è nel DNA De Cecco. De Cecco produce in Abruzzo ed esporta nel mondo. Non solo pasta, la gamma è sempre più ampia, si va dall'olio che ci sta dando tantissime soddisfazioni, abbiamo anche un nuovo prodotto che è l'olio giulivo, ma poi ci sono i grani, o meglio il bakery, derivati del pane, ci sono i rossi, ci sono i sughi pronti, poi pasta significa pasta in tutte le sue declinazioni, quindi pasta di semola ma anche pasta integrale, pasta biologica, pasta di Camut, insomma ne abbiamo per tutti i gusti. Abbiamo un ampliamento notevole della gamma della pasta integrale, adesso sono ben 10 le referenze, c'è un ampliamento della pasta biologica e qui seguiamo di pari passo l'evoluzione del mercato, ma ci piace anche dire che il mercato segue anche la nostra offerta. Abbiamo nuovi formati di olio e un ampliamento della gamma dei grani, qui le referenze ormai sono arrivate a 13, ne abbiamo veramente per tutti i gusti, un mercato nuovo, questo per noi, ci siamo affacciati 3 anni fa, ma i numeri ci danno soddisfazioni e la clientela ci segue. Sulle tavole d'Europa c'è pasta e non solo pasta De Cecco. Con quali strategie si sta adesso iniziando ad approcciare dei nuovi mercati europei? E da diversi anni siamo organizzati con una struttura esterna che opera su tutti i mercati europei, dove stiamo ottenendo grandi risultati sia sul mondo retailer che sul mondo della ristorazione, quindi sono i due mondi che più ci interessano e dove stiamo effettivamente migliorando la nostra presenza. Che tipo di prodotto, che tipo di formato pasta richiede maggiormente? Direi che i più vicini ai nostri usi e consumi sono gli svizzeri piuttosto che i tedeschi, già i francesi sono un po' diversi e così gli inglesi, però in qualche maniera, al di là delle referenze, noi abbiamo questa grande chance che altri non hanno di avere un assortimento unico al mondo. Noi ci muoviamo con circa 200 referenze, nessuna azienda al mondo ha una profondità assortimentale di questo tipo, quindi questo ci permette di assecondare usi e costumi di qualsiasi nazione, sia in Europa che ovviamente anche in tutto il mondo. Qual è la motivazione alla base di questo grandissimo successo del prodotto pasta, in particolare del prodotto De Cecco? Qualità.
È la storia di questa azienda, della famiglia De Cecco, che ormai è giunta alla quarta generazione, che ha nella qualità il punto focale della loro strategia. Qualsiasi prodotto che ha il brand De Cecco, farlo di altissima qualità. Quindi questo è quello che ci sta aiutando. La qualità, si dice, vince sempre. Il nostro è un caso che in qualche maniera è emblematico, che può essere, può rappresentare effettivamente questa strategia. Fai prodotti di grande qualità, il mercato te lo riconosce. Questo è quello che noi stiamo riscontrando. La strategia è quella di continuare a fare prodotti, di allargare le gamme. Noi qui in fiera presentiamo degli allargamenti di gamma molto interessanti, molto importanti, sia nella pasta integrale che nella pasta biologica, che sono due settori merceologici in grande espansione. Qui si entra un po' in quello che viene chiamato il mondo del benessere, anche se io sono convinto che la pasta di per sé è benessere a prescindere se è fatta di semola, integrale o kamut. Quindi il nostro obiettivo è continuare a fare prodotti di alta qualità. De Cecco sta crescendo molto bene sull'export in generale. In particolare stiamo puntando sui mercati emergenti come Cina, come Hong Kong. Riconfermiamo la nostra presenza in Corea, che è il secondo mercato in Asia. Ricordo che siamo la prima pasta importata in Giappone, quindi la nostra presenza sta migliorando nei paesi dove storicamente siamo presenti, ma soprattutto nei nuovi paesi ad alto potenziale. Laddove la pasta non è ancora arrivata in modo, diciamo così, massiccio, noi abbiamo chiuso dei contratti con dei distributori, con delle catene, e già nel 2016 stiamo crescendo double digit in maniera importante in Asia. Un'altra regione del mondo in cui stiamo crescendo è il Medio Oriente, implementando la distribuzione anche delle nostre categorie merceologiche, non solo pasta che rimane il nostro core business, ma olio, sughi e passate di pomodoro. Anche in Sud America stiamo riuscendo a portare risultati positivi grazie alla ripartenza dell'Argentina. Non è sempre scontato e semplice far capire cos'è la pasta e come si cucina. Noi abbiamo avuto un problema anni fa in Cina, pur essendo ancora oggi la pasta scaffale nelle catene più importanti, i consumatori cinesi non sempre riescono a capire immediatamente come si cucina la pasta. E allora lì bisogna evidentemente cominciare a fare comunicazione sia con il distributore sia con i clienti finali e sul punto vendita, per cercare di ovviamente far capire ai consumatori che non sono avvezzi alla pasta come si cucina. Il consumatore, oltre che mangiarla al ristorante, sta cominciando a comprarla per caso. Paese piccolo, ma abbiamo distribuzione anche in Polinesia grazie ai resort che ci sono, e quindi arriviamo fino in Polinesia. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game.